Ciao Michi, benvenuti in questo nostro nuovo video. Siamo Anna e Marco, vita in Inghilterra. Oggi parleremo di un argomento veramente interessante. Parleremo di cosa ci manca dell'Italia da italiani che vivono all'estero. Sì, perché lasciare l'Italia significa anche lasciare molte cose a cui si è abituati, che si danno per scontate mentre si è in Italia, ma che poi quando ci si trasferisce, beh, insomma, mancano. Ci teniamo a sottolineare che noi non è che siamo disperati o che ci manca così proprio. Noi qui dove siamo noi, dove viviamo noi nel countryside, stiamo molto bene, infatti anche dai nostri video potete vederlo, però possiamo anche capire che ci sono anche molti italiani che vivono questo cambio di vita, diciamo, in modo un po' più personale, un po' più difficoltoso, se vogliamo dire. Sì, boh, mi ricordo in particolare, mi è rimasto impresso, una volta, mi pare l'anno scorso, ero tornata in Italia per andare a trovare i miei. In aereo c'era questo ragazzo che per tutta la durata del viaggio, quindi per 2 ore, non faceva altro che dire mi manca quello, mi manca questo, ah, non vedo l'ora di tornare, era così impaziente e quando è sceso dall'aereo ha baciato per terra. E poi si è messo a esultare saltando e cantando. Sono rimasta abbastanza colpita perché sì, a noi mancano certe cose, logico, penso sia normale, ma sì, non è che insomma siamo proprio così disperati. Beh, queste cose adesso andremo a vederle nel dettaglio, così di cosa si tratta. Una cosa che mi manca personalmente, perché io sono un grande divoratore di biscotti, devo dire che mi mancano le confezioni convenienza, il formato convenienza tipico che si trova in Italia, per esempio, non so, le pan di stelle da chilo, o anche le macine, adesso, oppure anche quelli che non sono di marca, che puoi trovare nei supermercati vicino a casa, a poco prezzo. Per esempio noi trovavamo, io almeno trovavo vicino a casa, a 50 centesimi i sacchi da un chilo. E qui, diciamo, ci sono dei biscotti che sono buoni, però non è la stessa cosa, anche perché hanno quei formati da 10-15 biscotti al massimo, sono i classici tubetti, Poi confezioni. spesso si ha anche la fragranza, no? I nostri sono leggeri, fragranti, si inzuppano al punto giusto nel latte. Sì, c'è un po' di differenza. Frollini, tutte quelle cose lì, mancano qui. Per me invece una grave mancanza, e di questa sento proprio la mancanza, sono le erboristerie. Le erboristerie qui, come le intendiamo noi, non esistono, quindi non riesco a trovare le erbe sfuse essiccate, oppure gli unguenti, le tinture madri, le creme, sì, a base di erbe, quindi per la naturopatia. Qui manca proprio il settore, si trova qualcosa di certe marche svizzere, per esempio, o tedesche. Però è raro. Quando vado in Italia devo procurarmi le mie cose di erboristeria per fare i miei intrugli. Io sono un po' strega dentro. Per quanto riguarda per esempio la panetteria, il pane, qui si trova soltanto il pane classico in fette, pane in bauletto nei supermercati, e manca completamente tutto quello che è la nostra tipica panetteria, le nostre pizzette, i nostri tramezzini, le focacce, le piadine. La piadineria manca completamente. Piadine proprio. Noi infatti ogni tanto ce le facciamo. Si trovano delle pizzerie più o meno buone, però devi andare verso Londra, oppure qua vicino a noi abbiamo Bedford, che è la zona più popolosa e più popolata di italiani. Allora lì sicuramente troverai prodotti, panetteria in questo caso, sì, italiani. Qui manca, ecco, diciamo che devi fartelo tu il panino, nel senso devi andare al supermercato, prenderti il pane e farti il panino come vuoi. Da noi in Italia siamo abituati che passi davanti al bar che lui ha già fatto alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, tutta la serie di panini, tramezzini e tutte quelle cose lì già pronte, e sono molto comode e buone, ed è anche Goduriose. proprio un momento di ritrovo, soprattutto nei break, diciamo, a mezzogiorno, quando si trovano chi lavora in ufficio, con le scuole, così. E questo manca Beh, ma parecchio
Proprio parlando di panetteria, l'odore, il profumo e la fragranza del pane appena Ah, sfornato, sì. che cioè, da noi è un profumo classico che si sente per le strade quando c'è una panetteria. Qui non l'ho mai trovato, non l'ho mai sentito, anche se io non posso mangiare il pane, quello normale per via del glutine, però sentire il profumo del pane è una cosa che è sempre stata piacevole per me. Tra l'altro, come dicevo, anche la pizza, io sono un gran divoratore di pizza, addirittura poco prima di partire, fino a poco prima di partire, quindi 3 anni fa, mi mangiavo, io le chiamo le portaerei, pizza famiglia, solo per me, è stra buona, c'è cioè proprio 5 formaggi, cipolla, aglio, cioè io sono uno, e dopo peperoncino, qui non c'è, abbiamo un ottimo. Diciamo che ci sono dei buoni servizi di consegna pizza a domicilio, ma la pizza è quello che è, non si può pretendere Diciamo che è una pizza da fast food come Esatto. sensazione. E poi soprattutto ti rimane, È cioè la difficile da digerisci, mandare giù. fatica a digerire. Ma no, però abbiamo trovato, cioè è raro. Se le trovi buone fatte col forno a legna le paghi. Per esempio, con una mia amica l'anno scorso siamo andate a Camden Town a Londra e per caso ci siamo imbattute in una pizzeria che faceva anche pizza senza glutine, quindi per me col forno a legna ed erano dei ragazzi di Napoli. È stato una gioia, un tuffo al cuore. Ho detto: forno a legna, Già, anche pizza senza glutine. È stato bello. dove andiamo di solito a passeggiare a Rushden Lakes abbiamo scoperto per caso una pizza veramente buona anche lì, fatta fresca, che senti quando mastichi la pasta, si sente che è una buona pasta proprio. Poi a me manca per esempio un reparto di frutta e verdura come lo concepiamo noi, quindi ricco, abbondante, con varietà, di buona qualità, con grande assortimento, sia che si tratti del supermercato o dei mercati di piazza, qui non si trova lo stesso assortimento e agli stessi prezzi, perché magari ci sono della frutta e verdura molto buone, però bisogna salire di prezzo notevolmente. Per esempio, adesso prendo come esempio il pomodoro. Noi in Italia ne abbiamo almeno 10 varietà, grande, piccolo, sammarzano, cuor di bue, ciliegino, ne abbiamo tutte. Qui trovi praticamente il pomodoro classico, che è più Sì, piccolo, che è quello il da nostro insalata. Ah, ciliegino. quello. No, tu parli dei ciliegini, E, sì. sì, poi quello di insalata, trovi sì le passate, ma le trovi in barattolo, ecco. Mentre da noi puoi provare a prenderti la cassa intera per farti i tuoi sughi. Poi probabilmente anche qui ci sono dei posti che vendono all'ingrosso, però noi non li troviamo. Abbiamo trovato online qualche ortofrutta che vende in più grosse quantità, però la classica cassetta che compri al mercato per farti la passata o il sugo, no, non l'ho ancora trovata. Hanno delle vaschette di plastica così ed è quello il. Formato, sì. Poi noi non conosciamo bene la zona, magari non sappiamo ancora a chi rivolgerci. Altra mancanza, secondo me, è la nostra salumeria, che puoi trovare tranquillamente anche nei nostri supermercati. Il banco Tutto il salumi e banco formaggi. salumi da noi è strafornito e abbiamo di tutte le provenienze d'Italia, no? In base anche ai tagli e al Sì, bestiame, queste cose adesso qua. pensiamo al semplice fatto di farsi una piadina. Allora. Magari con lo squacquerone, il crudo tagliato fresco, sottile, sottile. Cioè, no, non c'è lo squacquerone. Adesso magari in qualche negozio specializzato a Londra si potrebbe trovare, però qui io non l'ho ancora visto. Ho visto il taleggio ultimamente da Tesco e lì mi si è aperto il cuore. Ho detto, oh, finalmente faccio una piadina col taleggio. Lo speck e la rucola, però la piadina è un grande problema, come diceva Marco. Qui si trovano i wrap che sono delle specie di Sì. piadine, però sono sempre mollicce, non diventano croccanti in padella. Io mi ricordo quando andavo a Bologna, Molì era Molì era bello, mi bello. facevo di quelle pagnotte con la porchetta e con la mortadella, con tanto del pepe, del pistacchio dentro, che era una cosa. Era buonissimo, ragazzi. Era qualcosa di. Gli è rimasto dentro. Pane croccante, una ciabattona così con tutta la porchetta dentro, oppure con la mortadella. Oh. Poi logicamente, vabbè,
Famiglia e amici? il clou Passiamo. dell'Italia. Sì, cerchiamo di tralasciare la parte gastronomica. Famiglia e amici, logicamente, per fortuna con le tecnologie di oggi ci si può vedere, non soltanto parlare. Quindi, bene o male, sì, meglio di niente, però bisogna sempre contare che per riuscire a tornare a casa bisogna prendere un mezzo, puoi andare in aeroporto e poi prendere l'aereo e poi ancora tragitto per andare a casa, Va insomma. molto organizzata. Sì, e noi siamo anche vicini perché se penso a chi magari sta in America o in Australia, sì, per loro è ancora più difficile. Però sì, famiglia, amici, la libertà di poterli trovare quando vuoi. Il bidet! Il bidet! Beh, questo è un classico di tutti gli italiani che vanno all'estero anche solo per vacanza. Quella sensazione sana di potersi lavare dopo aver fatto i bisognini. Oppure anche di mettere i piedi a bagno Oh anche. sì, ma quello si può fare anche in un catino. Allora, è più comodo con l'acqua calda, soprattutto d'inverno, magari se hai freddo. Io direi una cosa molto importante che ci manca sono spiaggia e montagne nostre, perché chiaramente Sì, l'Italia. a lui la spiaggia, a me le montagne. Sì. A me piace la spiaggia, il caldo, non sempre, Sì, per le per le vacanze. vacanze chiaramente, infatti preferisco vivere qui tutto sommato, visti i caldi e l'afa che c'è La nella pianura nostra padana. pianura padana, però è anche vero che la spiaggia, il mare, cioè, te lo porti nel cuore, almeno per me è così, come per lei le montagne. Io ho passato tutte le estati della mia bambinezza. Io ho passato tutte le estati della mia infanzia e adolescenza sulle montagne del Sud Tirolo, quindi per me le montagne poterle raggiungere in poco tempo, perché a Padova nelle giornate limpide si possono vedere in lontananza le Dolomiti. A me manca aprire la finestra, quando aprivamo la È vero. finestra a Padova, e poter vedere le montagne in lontananza e sapere di poterle raggiungere in poco tempo. Altra cosa che ci manca, soprattutto d'estate, sempre parlando di vacanze e cose così, noi abbiamo un carissimo amico e lui è un gelataio ed è bravissimo, fa un gelato artigianale che è qualcosa di incredibile. Tra l'altro è anche andato a insegnare in Germania, è uno che fa corsi cioè, e usa tutti i prodotti naturali. Cioè lui non usa coloranti, cose così. Gelato è bianco. Il Sono pistacchio non è tutti verde uguali. fosforescente come quello che c'è qui, il Perfino la menta pistacchio. è bianca, è tutto bianco. Dici, ma che gusti sono? Assaggia. Ed è vero. Cioè a noi ci manca proprio quel gelato lì, Quello artigianale, artigianale è fatto con bianco. tutti i crismi. Dopo la pizza, la Una passeggiata, passeggiatina e il noi era gelato. il tour che facevamo di solito lì a Padova. Concludendo, ragazzi, noi non è che non possiamo vivere senza tutte queste cose qua, viviamo bene lo stesso. Diciamo che dobbiamo adattare un po' la nostra vita e prendere quello che offre il territorio in questo Poi ci sono momento. anche delle nuove cose di cui ti innamori e che quando Esatto. torni in Italia dici: oh, dove sono? Eh sì, tipo la Marmite. No, quella no. Almeno per me sì. Esistono per esempio negozi specializzati dove fanno anche le consegne, quindi tu ordini da catalogo quei prodotti magari italiani e lì chiaramente li paghi un po' di più, però sai che hai il prodotto lo stesso italiano a domicilio. Questa è una gran Poi cosa. esiste la mamma che ti manda sullo scatolone di Ogni cose che tanto vuoi. ragazzi. Ci arrivano i pacchi Ah, a proposito, dall'Italia. ne stiamo preparando uno, ne stiamo preparando, ci stanno preparando un pacco dall'Italia, vediamo Faremo quando arriverà. l'unboxing. Ma Faremo non so, l'unboxing magari tra un dall'Italia. mese, perché sono cose che sono un po' che in questo periodo magari non si trovano per via della chiusura In di. certi negozi. Sì, quindi stiamo aspettando Faremo un video su questa cosa qui. Poi diciamo che per fortuna la maggior parte delle cose che abbiamo nominato sono cose materiali. Adesso
Sì, uno può vivere senza, non è che senza non si riesce a stare, almeno siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. E tra l'altro la maggior parte dei supermercati, come può essere Tesco oppure l'Aldi e Lidl, hanno comunque una piccola selezione di prodotti italiani di media qualità. Quindi non è che assolutamente, per esempio, il parmigiano non lo trovi. Magari non è quello a cui sei abituato, perché magari lo prendi dal salumiere di fiducia, come, che ne so, il caffè si trova parecchio e poi appunto potendo comprare online o dai negozi specializzati, o magari sai da chi andare perché ti hanno consigliato. Sì. Oppure abbiamo provato e quindi testandolo sai che gusto ha e poi ti piace e di conseguenza continui a prendere quello. Però comunque diciamo che in linea di massima queste sono le cose che ci mancano di più dell'Italia, che magari non sono le stesse o non le trovi con la stessa facilità e agli stessi prezzi. Una delle cose che non ho nominato, che a me manca per esempio, è il pocket coffee. Qui non c'è. Prendere. Qui non mi c'è. Scrivo pocket coffee. Ogni tanto mia mamma, quando ci mandano su appunto il pacco che vedrete arrivare, e dentro c'è anche il pocket coffee. A me piace tantissimo, non è che lo prendo sempre, però ogni tanto è pocket quella coffee. Cosa che manca. Ecco, su questa cosa qua è stato bellissimo perché l'ho offerta ai miei colleghi. Quasi tutti l'hanno mangiato in un boccone solo. Un mio capo, diciamo, ha dato il morso perché non conoscendolo e poi si è tutto sbrodolato di caffè addosso. Ma come è pieno? Te l'ho detto che c'è un caffè dentro, una tazzina di caffè. Quindi, in memoria di quello che mi aveva raccontato lui, quando io l'ho offerta ai miei colleghi, ho sottolineato, ho fatto proprio un'avvertenza. Avvertenza? Sì. Avvertenza per l'uso. Sì, insomma, da quello che abbiamo detto praticamente siamo dei mangioni, perché ci manca di più il cibo. Ragazzi, come sempre, se vi piace questo video lasciateci il like e iscrivetevi al canale che ci fa tanto bene. Stiamo per arrivare, tra l'altro. No, così ho fatto. Stiamo per arrivare a 100, ci sarà una... 100! La puntata speciale dedicata ai 100 iscritti, dove faremo scorrere qualche elenco di quelli che sono iscritti di qui al canale. Ci vedremo subito dopo questo video con un altro bel video. Già, si mangia! Si mangia a proposito di cibo, si mangia sempre. Mangione. Ciao! Ciao, grazie prossima. Per essere stati con noi. Ciao ciao!